Preoccupandosi solo di mafia, camorra e drangheta, l'Italia ha dato il fianco all'aggressione delle mafie bulgare e russe che nel frattempo hanno attecchito in diversi settori dell'economia. E quanto è emerso a Napoli nel corso del forum, il ruolo del diritto penale e della politica criminale nella crisi delle imprese che si è svolto nella sede dell'Università Telematica Pegaso. Sull'argomento abbiamo ascoltato Fabio Foglia Manzillo, docente di diritto penale dell'Università Pegaso noi eravamo abituati a um, pensare alle confische, alle misure di prevenzione patrimoniali come misure da applicare a Napoli, a Palermo. Oggi invece noi vediamo che le misure, le ultime misure, gli ultimi processi di applicazione delle misure di prevenzione non sono più a Napoli e a Palermo, sono a Roma, Caffè Veneto. Io il caffè a Via Veneto, addirittura il caffè Greco a Milano dove aziende eh, storiche iniziano ad essere aggredite dalla mafia calabrese. Quindi ci rendiamo conto di come ormai il denaro circola in maniera molto veloce, gli strumenti per farlo circolare sono molteplici e di come quindi purtroppo l'impresa pulita in difficoltà è a rischio. Nel corso del dibattito a cui hanno preso parte diversi magistrati, è intervenuto sul tema delle imprese confiscate o sequestrate il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, Vincenzo Moretta. Non ci sottraiamo a questa responsabilità importante di difendere un tessuto economico sano, di essere propositivi e cercare di sviluppare invece energie nuove, ma soprattutto nel massimo della legalità. È un impegno congiunto che abbiamo assunto insieme alle altre categorie professionali, in particolar modo con gli avvocati, ma soprattutto anche nei confronti del Tribunale con il quale c'è una grande sintonia per rendere sempre più agevole la figura dell'amministratore giudiziario e del custode, soprattutto per le competenze specifico che questa particolare attività richiede, spesso organizziamo dei corsi di aggiornamento, di specializzazione e questo credo che vadano esattamente nella direzione di riportare alla collettività un tessuto economico sano e certamente cercare di combattere un crimine che sicuramente si infligge ancora di più in quella che è la crisi che ormai dal 2007 pervade il nostro, la nostra Italia.